Quando arriviamo a Bosio, in provincia di Alessandria, non possiamo fare a meno di notare l'imponente chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Marziano. Le sue origini risalgono al 1200, mentre la prima notizia di titolo di parrocchia è del secolo successivo. La chiesa è stata più volte rimaneggiata per giungere allo stato attuale nel XIX secolo. La facciata neoclassica presenta tre monofore in corrispondenza delle navate laterali e di quella centrale, il che conferisce alla chiesa una gradevole illuminazione. L'ingresso principale è sormontato da un mosaico a fondo dorato che raffigura San Pietro. L'interno è a tre navate, con affreschi di Rodolfo Gambini e otto altari laterali. Quello centrale è settecentesco, con pagliotto ed intarsi marmorei, sovrastato da una pala d'altare raffigurante i santi Pietro e Marziano. Troviamo dei graziosi angioletti scolpiti sopra il tabernacolo e ai lati dell'altare. Il coro ligneo a pannelli sagomati è invece ottocentesco, con rimandi al barocchetto genovese. Ci colpisce molto questo affresco raffigurante San Michele Arcangelo nell'atto di uccidere il drago, a vegliare sulla chiesa e sui suoi fedeli. Non è inusuale incontrare questa figura nelle nostre chiese, perché veniva evocata per proteggere i villaggi ed i loro abitanti dalle inondazioni. Gli altri affreschi che decorano interamente la chiesa sono piacevoli e di impronta neoclassica. Numerosi i dipinti, come la Madonna con Bambino e San Pietro, posto al di sopra di una teca contenente il Gesù Bambino di Praga. E le sculture, come questa Madonna col Bambino tra San Giovanni Bosco e la Beata Maria Domenica Mazzarello, San Giuseppe, e soprattutto San Bernardo di Chiaravalle, uno dei monaci più importanti dell'ordine cistercense, che dietro richiesta di Papa Onorio II scrisse il trattato L'elogio della nuova cavalleria, che avrebbe ispirato la regola dei templari. Ai lati dell'altare, due cappelle con banchi per la preghiera. Padre Quinto racconta di una persona talmente abituata ad assistere alle sacre funzioni da questa zona della chiesa da non volersene staccare, neppure quando invitata ad unirsi agli altri fedeli. È un luogo da visitare, certamente, in una zona che presenta numerosi centri di interesse, con i suoi parchi, i suoi monti e i suoi pregiatissimi vini.